Benvenuti a Sottocanestro, la rubrica che parla di basket, ma a modo mio. Io sono Mauro Fornaro e amo lo sport più bello del mondo. Prima puntata del 2024 dal titolo Vivere un camp, la bellezza di stare una settimana o anche di più a volte lontano da compiti, fratelli più piccoli che chiedono attenzioni, fratelli e sorelle più grandi che invece arrivano a fare i presuntuosi. Mamma che ti chiede se hai fatto i compiti, papà che sicuramente qualche rimprovero gli viene in mente da dirti. E quindi, quale occasione migliore se non quella di salutare tutti e andare a vivere un camp, magari al mare nel nostro caso, lontano appunto dalle solite facce. E per parlare di camp, ma non solo, anche di un camp in particolare, abbiamo oggi qui una persona con la quale condivido un bellissimo percorso ormai da 6.000 anni, visto che entrambi ormai abbiamo visto gli ultimi dinosauri crescere e salutare. Benvenuto, più di un minuto di intro, Giulio, scusami, ma mi conosci? Benvenuto a Giuliano Stibiel. Ciao Mauro, hai detto bene, ormai siamo al Jurassic Park dei camp, forse, adesso qualche annetto d'esperienza ce l'abbiamo, diciamo. Non sarebbe male per un Jurassic Camp, no? Cosa dici? Non sarebbe male dei coccodrilli, Sì, qualcosa. devo dire che se ti ricordi qualche anno fa qualche genitore aveva avuto anche la brillante idea per la gioia dei figli, ma perché non ho organizzato un camp anche per noi genitori? Penso che i figli ne sarebbero entusiasti, direi. Fini sarebbero Parallelo al super. nostro, nella struttura limitrofa, potremmo veramente organizzare un camp per genitori, per la gioia Sì. dei figli. Sì, quota di partecipazione 500 euro più 500 per enogastronomia, direi, più o meno Assolutamente. ci saremmo. Giuliano, ovviamente noi parleremo appunto di camp. Io ho riassunto in 30 secondi la bellezza di stare lontani dalla famiglia, per un breve periodo, ovviamente, per frequentare un camp, ma noi in realtà vogliamo parlare di un camp in particolare che è appunto lo Stibia in France. Dopo vi daremo tutte quante le informazioni, non preoccupatevi, che prende il nome ovviamente dal tuo cognome in realtà, visto che sei il direttore del camp, okay? Il mega direttore, vi assicuro che ha la poltrona in pelle umana, citazione, e quindi parliamo un po' di questo camp, dello Stibian Camp, Stibian France, scusami, dove si svolge il periodo, perché siamo super fighi, eccetera, eccetera. Ma innanzitutto il nome, perché tutti mi prendono sempre in giro giustamente per il nome Stevie and Friends, ma la gente che ci ascolta deve sapere che siccome siamo un gruppo di amici e alcune di queste amicizie sono nate proprio al camp, perché raccontiamo l'aneddoto mio e tuo personale, noi ci siamo conosciuti al camp grazie a un amico in comune che mi aveva suggerito: guarda che c'è un pessimo istruttore, prendilo pure, mangi i bambini, è cattivissimo, e io chiaramente l'ho ascoltato. E allora ho preso te e da quel momento non ci siamo più lasciati. Sembriamo Casavianello, sperando di fare una Pensa a volte, te frittiversa. la fretta che errori ti fa fare. E quindi, insomma, diciamo che mi ha dato questo nome perché Ma fondamentalmente. citiamolo, Davidino Pensa Bene, Beh, dai, certo, caspita, il nostro grande grazie a Pensa Davidino. Bene, diciamo che ci siamo conosciuti, al mitico Davide. E da quel momento in poi la cerchia degli istruttori si è allargata perché siamo partiti da più o meno eravamo 50-60 ragazzini, negli ultimi 2 anni siamo arrivati a quota 160, ma secondo me la bellezza di questo camp è che siamo rimasti puri come una volta. E quindi siamo fondamentalmente un gruppo di amici, dove ogni anno c'è qualcuno che magari non riesce a venire, perché per carità magari non riesce a prendere le ferie o per vari motivi, quindi c'è chi entra e c'è chi esce. Sappi, Giacomo Piersante, che non mi è ancora passata. Chiusa parentesi, prego, maestro, Sì, ma continui. volevo dirti che Giacomo Piersante mi ha comunicato che farà di tutto per esserci, altrimenti sappiamo benissimo dove abita Sappiamo e dove quindi abita. Esatto. faremo una spedizione punitiva. Stiamo scherzando, i genitori ovviamente che non pensino chissà cosa. E quindi siamo un gruppo di amici che non vede l'ora d'estate di ritrovarsi e penso che questo sia il valore aggiunto del camp, perché alla fine, tra, come dire, sicuramente si ride e si scherza, ma il gruppo degli istruttori è molto molto qualificato, perché poi noi siamo i primi a fare, tra virgolette, i deficienti, e
però insomma tu sei un formatore, quindi tu, per chi non lo sapesse, formi gli istruttori mini basket. Abbiamo tanti allenatori nazionali che hanno fatto vari percorsi, quindi diciamo che tra una risata e l'altra ci piacerebbe anche pensare di poter lasciare, come dire, qualche cosina di tecnico, diciamo, ai ragazzini. Ma a parte questo, abbiamo creato anche veramente tante amicizie con i ragazzini. È una delle cose più belle quando diventano grandi, 18, 19, 20 anni. L'anno scorso, ad esempio, sono tornati in due, che vengono a trovarci d'estate, ci chiamano, ma siamo di passaggio, magari possiamo venire con voi a Mirabilandia 1 o 2 giorni, quindi direi che questa è una delle soddisfazioni per chi fa il ruolo dell'educatore, dell'allenatore come noi, quindi al di là del punto di vista tecnico, perché sicuramente in una settimana non abbiamo la presunzione di creare i nuovi LeBron James, però magari uno può veramente divertirsi, giocare tanto a pallacanestro, portare a casa qualcosina in più nella propria valigia, diciamo così, dai delle esperienze. Tanto che, giusto per sottolineare quello, anzi rafforzare quello che hai appena detto te, spesso e volentieri succede che durante il camp ci si alzi magari un po' prima la mattina o magari durante il pomeriggio si faccia un'ora, un'ora e mezza in meno di riposo, comunque di relax, per andare sui campi con i ragazzi o le ragazze che ci conoscono da 3, 4, 5 anni, perché appunto ci chiedono qualche aiuto dal punto di vista tecnico per migliorare sui fondamentali individuali. E questo appunto è sintomo, sinonimo di estrema fiducia nei nostri confronti, che obiettivamente è una cosa, è tanta roba, insomma, è quello che ci fa andare avanti, a continuare a fare questo camp, direi. Concordo. Poi un'altra cosa che direi, che sfatiamo questo mito dei giovani d'oggi, dove tanti ci dicono sempre, ma i giovani d'oggi non hanno voglia, ma i giovani d'oggi sono più maleducati una volta, ma i giovani d'oggi, noi in tutti questi anni onestamente abbiamo sempre avuto bravissimi ragazzi e ragazze, e quindi non è vero che i giovani d'oggi sono pigri, che non hanno voglia, semplicemente magari vanno motivati, vanno capiti e noi cerchiamo di farlo. E aggiungo che l'anno scorso siamo stati, penso, uno dei primi camp, penso, ad introdurre la figura molto, molto apprezzata e molto importante della psicologa dello sport. Perché l'anno scorso è venuta e tornerà ancora Giulia Rulli, che è una bravissima giocatrice di Che basket, è già che è stata, stata, ascoltate, è certo. stata ospite qui a Sotto Canestro e probabilmente lo sarà ancora anche durante l'anno, perché ho ricevuto molti feedback positivi e quindi Giulia sarà ancora coinvolta nelle nostre chiacchiere. Ma lei è stata molto coinvolgente, anche molto molto apprezzata al camp, e quindi sono molto contento perché era una figura nuova e quindi la gente era molto curiosa, ma anche lo staff, se ti ricordi, tanti istruttori volevano insomma fare degli incontri con lei, degli allenamenti, capire. Quindi direi che negli anni stiamo cercando, chiaramente con le nostre possibilità e con la massima umiltà, di offrire sempre di più, di venire incontro ai ragazzi e alle esigenze anche delle famiglie. Perché riteniamo che una settimana di camp, ripeto, al di là degli allenamenti di basket, sia proprio vivere, fare un'esperienza, imparare a stare con gli amici, a rispettare anche le differenze. Magari uno è abituato a dormire ai piccolini, chi con la luce accesa, chi con la luce spenta. E quindi ci sono mille, come dire, sfaccettature di cui bisogna tenere conto e stare La attenti. ragazzina che a casa per lavarsi i capelli ci mette 6 partite e 8 supplementari, e Io non ho invece al questi camp, problemi perché so esatto. molto poco lavarmi i capelli, però Invece dimmi quindi. al camp si sente le amiche dire: muoviti, devo entrare io. Giustamente, perché essendo in quattro, magari in camera, non è che puoi metterci 2 ore a lavarti. E quindi sì, è una scuola di vita da tutti i punti di vista, Sì, Ute. no. E poi anche negli ultimi anni, secondo me la differenza lo fa lo staff perché onestamente abbiamo la fortuna di avere bravissimi e bravissime ragazze e ragazzi. E un'altra cosa che dirò, che penso anche qui di essere tra i pochi, siamo, che la maggioranza dello staff il prossimo anno sarà femminile, perché c'è chi parla di quote rosa e chi non parla, a parte adesso, e invece ne inserisce perché ci crede veramente. Quindi abbiamo tante bravissime Yes. ex giocatrici, istruttrici mini basket, allenatrici, che faranno parte dello staff perché sono veramente in gamba. E poi dopo anche negli ultimi anni, quando è possibile, abbiamo sempre avuto anche ospiti di un certo rilievo, perché quando non ha impegni con la nazionale è sempre dei nostri Stefano Tonut,
che oltre a essere insomma, un grandissimo giocatore, lo conosciamo tutti, è una persona, è una persona fantastica, esatto. E quindi è un valore aggiunto. Poi, per sfortuna nostra, lui è troppo bravo e lo chiamano sempre in nazionale, e quindi dovremo litigare con la FIP per averlo. No, scherzo, insomma. Chiaramente, se ha impegni con la nazionale non potrà essere con noi, ma se ti ricordi, mi ricordo se era 2 o 3 anni fa, che lui pur di esserci era andato in vacanza in Croazia con gli amici, sì, 2 o 3 giorni dopo. Sì, la dimostrazione è veramente, sì, una persona, sì, splendida. Sì, 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 sì. Veramente. Il preolimpico. Sì, mi sa di sì. Preolimpico. Preolimpico. Ha raggiunto gli amici 3-4 giorni dopo per essere con noi, quindi bravo. Come anche Martina Crippa, giocatrice di Schio, e anche lei lo può, nostra amica da anni, quindi insomma, per questo anche Stevie and Friends, perché siamo onestamente un gruppo di amici, ci troviamo bene assieme e speriamo che chi alla fine venga a partecipare al camp si possa trovare bene anche lui o lei, dai. Yes, e ora assist alla regia per una pausa musicale. Rieccoci con Sottocanestro, vi ricordo che Radiabo Centrale Web, come chi vi parla, cioè Mauro Fornaro, li potete trovare nel favoloso mondo dell'internet, oppure qui appunto a Sottocanestro. Giuliano Stibiel, DAS, direttore dello Stibiel and Friends, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori appunto che ci trovate facilmente nel appunto favoloso mondo dell'internet, quindi sia in Facebook che nel più attuale Instagram per i nostri iscritti. Bello, perché quando ci chiama un genitore, Giuliano, per chiedere informazioni, ci dice ho visto su Facebook, e invece quando sono i bimbi, ma perché su Instagram non avete ancora messo nulla? Quindi direi che noi Matusa siamo le generazioni, assolutamente. Lo Stevie and Friends, prima Giuliano vi ha anticipato qualcosa parlando appunto di Mirabilandia, si svolge a Cesenatico, e appunto Mirabilandia è la nostra gita storica che facciamo ormai da 1000 anni, e veramente da 1000 in effetti, e però non sono le uniche prelibatezze di questo camp, Giuliano. Per tutti coloro che non ci conoscono, comunque non conoscono un camp, vuoi magari riassumere velocemente
una giornata al camp? Dai, facciamo una giornata tipo ipotetica. Ci si sveglia, si fa colazione, poi alcuni si allenano magari nel gruppo prima, quindi facciamo finta dalle 9 alle 10 e mezza. Quindi un gruppo va ad allenarsi, l'altro gruppo va al mare in spiaggia, chiaramente sempre seguito dagli istruttori. Poi dopo chi era al mare a divertirsi va sotto i campi, sotto il sole cocente ad allenarsi a pallacanestro, chiaramente sto scherzando, c'è l'ombra anche. E invece chi ha faticato sui campi da basket va in spiaggia a divertirsi. Poi si pranza. Poi al pomeriggio c'è l'ora di riposo o chiaramente ci sono anche delle proposte, dei laboratori che facciamo noi perché abbiamo delle salette, quindi ci sono delle lezioni, degli incontri con la psicologa dello sport, dei giochini ad acqua per magari i bambini più piccoli, che ne so, gavettoni, giochi da tavola, vari ed eventuali perché non possiamo svelare tutto, altrimenti poi le sorprese non ci sono più. E il pomeriggio si ricomincia, quindi si va di nuovo sui campi ad allenarsi e poi al mare o viceversa. La sera dopo la cena, dove si mangia più o meno stile cannavacciuole cracco, perché diciamo che si mangia 3 stelle Michelin, e dopo c'è l'animazione serale, quindi si varia da andare magari a mangiare la piadina, a fare la serata disco con le casse, la musica, a fare magari il 3 contro 3 notturno, dipende un po'. Insomma, O le interviste di un famoso speaker radiofonico ho ai nostri l'intervista personaggi appunto famosi. con il mitico Mauro Fornaro. E poi, come hai detto tu, una giornata, una mezza giornata, di solito il mercoledì per spezzare la settimana, dopo il pranzo si va a Mirabilandia, dove ormai io e te la conosciamo, non ci serve più la mappa, perché No, sarà ai noi penso no. 20-25 volte che ci andiamo, 7.000. e, però ha sempre il suo fascino, alla fine Mirabilandia piace sempre. E quindi alla fine chi va a Mirabilandia si diverte, però c'è anche qualcuno che decide di non andare e quindi magari di fare allenamenti individuali quel giorno con gli istruttori che rimangono in struttura, oppure anche di prendersi una bella tintarella a metà settimana in base un po' ai propri interessi, alla propria stanchezza e via dicendo, direi. E direi anche che ci sono sempre due persone dello staff che lavorano in campo con i ragazzi, sempre persone adeguate all'età, quindi tanto per capirci, il sottoscritto spesso e volentieri è magari con i bambini, con le bambine un po' più piccoli, quindi 8-13 anni, perché è appunto la fascia con cui io lavoro. Vabbè, Giuliano, tu ogni tanto sei in campo, ogni tanto no, però come idea, quelli un pochino più grandi, altre presenze storiche, tipo il nostro mitico Michele Staccini, lavora di solito con l'età più grandi, praticamente a ridosso dell'età adulta. Il principe Piersante, quando decide di venire al camp perché ha mille altri impegni, ovviamente anche lui lavora con le età più grandi. Davide pensa bene lo stesso, magari è una via di mezzo, giusto? Davide, forse un pochino di più, 13-15 anni, giusto? E la nostra regina Moira Passeri, ovviamente. Moira può fare qualsiasi cosa, E giusto? Moira è the queen, Lei the queen. decide, oggi prendo quel gruppo e tutti noi, sì, nostra regina, fai quello che vuoi, giustamente. Via. Sto dimenticando qualcuno, Ma siamo ovviamente. talmente tanti Siamo che. talmente tanti, Però una esatto. cosa hai detto bene. La capitana della squadra line a 2, quella scarsa che non sa fare un palleggio del sinistro, come si chiama lì? La Bonvecchio, Ah, Ilaria. Ilaria Bonvecchio, Ilaria Quella Bonvecchio, lì, giusto sì. per non nominarla bene così. Ma non ho capito, ma fa a 2 pallavolo o basket? Povera, anche fortunata in questo periodo. Esatto, ci uccide, ci uccide. Dopo aver sentito Fortunata. questa trasmissione, ci uccide. Ila, ti vogliamo bene, lo sai che ti vogliamo tantissimo bene. E poi, ovviamente, appunto, ci stiamo dimenticando di qualcuno, però no, No, non ma vogliateci mai. Siamo anziani, ragazzi, abbiamo 50 anni tutti e due, ormai non possiamo più ricordarci tutte le cose. però una roba che hai detto giustamente, che alla fine c'è rapporto più o meno istruttori bambini 1-7-8. Esatto, era dove volevo arrivare. Io è che dopo ho iniziato a Siamo parlare in cagate, tanti, ovviamente mi sono perso. quindi con 160 iscritti siamo 22 dello staff. E quindi i ragazzi, adesso a parte gli scherzi, sono sempre seguiti nel modo, anche perché oggettivamente mi metto, anzi ci mettiamo, essendo tutti e due genitori, dalla Yes. parte dei genitori, insomma,
bisogna anche avere la tranquillità di rilasciarli, si spera, sono... si pensa in mani, come dire, in buone mani, ecco. Assolutamente, sono seguiti, che vuol dire che se ci sono anche dei problemi fisici o di altro genere, ovviamente il medico in struttura è sempre a disposizione, in fascia oraria ovviamente, non alle 4 di notte, e, piuttosto che appunto la nostra presenza per assicurare appunto la vita H24 dei ragazzi sempre seguita e mai lasciata così al come va, va. Giuliano, essendo ormai ai primi giorni del 24, direi che possiamo anche comunicare che appunto nel sito stevenfriends.it oppure sempre nei nostri social Facebook e Instagram si può accedere per iscriversi, per fare le pre-iscrizioni, giusto? Giusto, se andate sul sito internet o sulla pagina Instagram trovate volantino, tutte le info necessarie. Per qualsiasi dubbio, dico sempre, fate un colpo di telefono, quindi avete qualsiasi dubbio, qualsiasi informazione, chiamateci e noi vi rispondiamo molto volentieri, risponderemo a tutte le vostre domande perché abbiamo studiato e basta. Lì trovate tutto, quindi dal 21 al 27 luglio, da domenica a sabato, iniziate a segnare la data sul calendario, così fine luglio potreste far parte dello Stibian Friends. Anche yes. Se la verità è che l'anno scorso, e questa è una delle poche cose serie che stiamo dicendo, c'è stata alla fine la fila d'attesa, perché la gente, alcuni hanno aspettato troppo, e quindi è chiaro che a gennaio, per carità, non è che si iscrivano in 150, però l'anno scorso, se ti ricordi più o meno a maggio, aprile-maggio, era già quasi finito tutto, perché sì. Ci avevano sorpreso positivamente, quindi, come dire, informatevi, ma non aspettate troppo, perché poi rischiate veramente di rimanere, come dire, a casa. A bocca asciutta, anche perché, sì. Cari miei, le piadine di Cesenatico sono fantastiche. Come prendere iscritti per la gola nel vero senso della parola. Bene, Giuliano, è stato un piacere. Abbiamo qualcos'altro da dire? Ci siamo dimenticati qualcosa di questo camp? Abbiamo parlato del nostro camp, però in realtà le dinamiche che vi abbiamo raccontato sono, sì, alcune sono comuni per tutti i camp. E poi, se volete veramente tantissima simpatia, chiaramente non avete dubbi a quale camp iscrivervi. Direi che hai detto tutto. Direi che soprattutto sulla simpatia, sulla bellezza, giustamente non possiamo competere. Infatti, è una radio, non è una TV, se no. È vero, giusto. Con la maschera, sai, come nelle rapine americane, con le maschere dei presidenti degli Stati Uniti, uguali identici. Potremmo farla, potremmo presentarci il giorno d'arrivo, quando si iscrivono gli istruttori, quando si iscrivono, scusa, i ragazzini con i genitori, per dar loro un bel senso di sicurezza, di maturità e responsabilità. Esatto. Potremmo esatto. presentarci con le maschere, questa è un'idea. Sì. E poi avremo sicuramente una settimana libera, cioè quella del camp, perché si porterebbero a casa direttamente. Giuliano, grazie. Grazie a te. E a prestissimo. Grazie.